Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere come si smonta un pannello della porta di una Cupra Formentor. Ok. Ok, il pannello è questo, sia a destra che a sinistra. Noi dobbiamo smontare perché ci serve cavare via anche il specchietto, quindi purtroppo bisogna smontare il pannello. Quindi se ci state con me vedete tutto, quindi magari vi racconto come iniziare, come è fatto sto pannello, perché è un po' più particolare, bisogna guardarci un po' intorno come fare. Cosa che c'è da fare? Bisogna togliere questo coperchio qua, quindi dobbiamo sollevare qua, su, ok? Bisogna sollevare questo coperchio qua, poi dopo questo gancino qua. Praticamente tipo un anello che tiene tutte queste due cose insieme. Poi dopo qua sotto c'è un Torx di adesso vi dico un Torx di 25 T25, quindi c'è un bulone qua e l'uno qua. Poi dopo ci sono degli incastri qua intorno, quindi bisogna sollevare tutto per bene. Poi dopo qua ci sono dei tipo due scivoli, quindi quando il pannello tutto è svitato bisogna alzare in su questo pannello e così dopo viene via. Ok, intanto l'iniziamo qua, quindi bisogna sollevare questo pannellino qua in questa maniera qua, così. Ecco, uscito, vedi? Anello già fatto, lo appoggiamo. Poi dall'altra parte c'è un altro, ok? Che mi è volato qua, ok? C'è un altro pezzettino, quindi quando si lo monta, allora bisogna prima agganciare questo, ok? A maniera così, che ci sta. Poi dopo, questo qua praticamente va messo qua, ok? Però non ci va dentro perché bisogna leggermente sollevare questo, mettere sotto questo, così, ok? Quindi sollevare un po' questo, mettere questo qua, ok? E incastrare, ok? E qua come si vede tutto incastrato, ok? Poi dopo dobbiamo sollevare questo coperchio qua, magari possiamo usare anche qualche attrezzino tipo questo che ci permette di, ecco, ok? Poi dopo dobbiamo alzare un po' più su, ecco, è uscito fuori. Ok, adesso c'è un connettore che bisogna staccare. Scusa che magari c'è un problema di vista, ma sono solo due mani, non c'ho operatore. Ok, vedi? Questo si spinge in questa maniera qua, ok, e si tira fuori. Bene, e questo coperchio è già fuori. Poi lo vedete, c'è un bulone qua e poi sicuramente uno qua. Quindi adesso dobbiamo togliere questo qua, che è un po' più delicato. Bisogna guardarci un po' intorno, sempre bisogna usare qualcosa per sollevare, tipo una roba così. Ok, solleviamo un po'. Ok, così. Ok. Vedi che già si è aperto. Adesso, ecco così. Magari adesso un po' anche qua. Ecco. Già uscito fuori. Bene, poi si vede c'è un bulone qua.
E poi un altro qua, se magari non volete smontare questo pezzettino qua, come io ho fatto all'inizio, potete mettere un quel Torx T25 con tipo un crichetto, potete magari lavorare là. Ma io preferisco smontare anche questo, che poi non è difficile sollevare sempre qualcosa un pochettino in più, stare attento di non rompere niente. Ecco, è lì. Ok, andiamo qua. Ecco, è uscito fuori. Bene, quindi uno qua l'ho già svitato prima e c'è un altro qua. Ok, ci prendiamo. Andiamo un T25. Ok, un crichetto lo mettiamo qua. Qui. Bene, poi dopo ci sono tutti gli incastri qua intorno. Io lo uso una spatolina così almeno per sollevare un pochettino, metto le due dita. Quindi, poche parole, andiamo a mettere. Così, qua lo facciamo uguale, identico. Ok, bene. E adesso, come lo dicevo prima, solleviamo verso su pannello. Uno andato di qua, poi un altro, ecco, e l'abbiamo pannello fuori. Bene, poi dopo ci sono da staccare due connettori più questo per aprire la maniglia. Qua ci sono due connettori che adesso vediamo come. Poi possiamo usare un gancino così di carbonio, così non graffia niente, solo che lì non è che succede qualcosa. Bene, dopo dobbiamo qua sollevare, dobbiamo spingere e tirarlo fuori. Ecco, uno, c'è un altro. Ecco, questo. Uno, due, ok, qua c'è questo. Dopo c'è un'altra parte, c'è un altro. Sì. Bene, poi dopo il filo della maniglia, quindi bisogna qua sollevare. Una volta sollevato questo, che ci sono due ganci, adesso vi faccio vedere che con una mano faccio fatica, bisogna andare avanti qua e tirarlo su, quindi il filo è libero. Vi faccio vedere un po' meglio perché con una mano si fa fatica, però praticamente sono questi due ganci qua, questi, questo e questo, che bisogna praticamente aprire, così il filo va fuori, gancio, incastro va fuori, poi dopo si solleva questo. Bene, allora qua si vede il pannello è smontato, ok? Adesso andiamo avanti per capire come smontare il specchietto.